Sì. Dicevo la solidità difensiva era la solidità difensiva e i numeri parlano di una squadra che il girone di andata aveva iniziato un passo che, da capolista, ma anche lì c'erano una serie di incertezze nella squadra, Domenico, incertezze che sono dovute a mio parere ad una, ma questo è un mio pensiero, poi chiaramente l'analisi non si fanno a 7 partite dalla fine, le analisi si faranno alla fine del campionato, ma quello che abbiamo visto fino ad ora è una squadra, a mio parere, che in ordine ad alcuni giocatori che sono stati comprati come giocatori che dovevano fare la differenza, questa differenza non l'hanno fatta. Parlo di Coletti, parlo di Floriano. I primi due acquisti del mercato. Coletti è stato acquistato come difensore centrale, per poi fortunatamente fare 3 passi indietro e riportarlo in mediana, fare 2 mesi buoni e per poi sprofondare in una crisi quasi identitaria del giocatore, che a me dispiace perché non si discute la bravura di Coletti, ma Coletti totalmente perso. Floriano per varie ragioni la stessa cosa. Riverola, che era stato acquistato per essere il giocatore che tecnicamente doveva fare la differenza, a prescindere che sabato ha giocato una buona partita, ma in ogni caso il rendimento globale del giocatore, anche quello altalenante, l'allenatore sta cambiando continuamente gli esterni di attacco per evidenziare in maniera oggettiva che non ha ancora trovato la quadratura del cerchio a 7 partite dalla fine. Una volta gioca Chiricò a destra, una volta perché pure lui non riesce a comprendere. Se forse questa era la soluzione un po' più logica, perché per far giocare Chiricò spesso si spostava Sarno al centro, Iemmelo a sinistra, quindi due quasi fuori posizione. Invece con Chiricò a destra, Iemmelo al suo posto, all'esterno sinistro, come Floriano, sembrava più logico. Esatto. E poi problema finale, quello a mio parere, e poi passo la linea a Giovanni, a Peppino, a Giampaolo. Sulla condizione fisica bisognerebbe aprire una parentesi, Domenico, anche lì. Sì. Io ho visto giocatori a fine partita contro l'Ischia, poi qualcuno mi dirà che il lato psicologico incide poi sulla condizione atletica anche, ma io ho visto giocatori alla fine della partita, parlo di Agnelli, parlo di Gerbo, parlo di giocatori che in ogni caso sono giocatori fondamentali per lo scacchiere del Foggia, che facevano continuamente gli ultimi 20 minuti stretching perché erano completamente alla canna del gas. Quando Di Chiara è stato superato spesse volte da Canutè e anche sul gol, vedi Domenico, che hai detto tu, non mi ricordo, forse Guido, il doppio passo, e lì c'è un errore, evidente di posizionamento della difesa, perché quando Canutè punta Agnelli, Di Chiara non deve deve andare a chiudere immediatamente, a raddoppiare, perché c'è un altro passo. Quindi la squadra passiva, una squadra che sicuramente si deve ritrovare, perché sennò altrimenti, ma questo è un mio pensiero, i playoff purtroppo se li riusciremo a giocare non li giocheremo da protagonisti, e questo non è, credo, l'obiettivo di inizio anno del Foggia. Assolutamente. Ringrazio Rissine per questo intervento, perché era molto molto preciso. Vado da Giampaolo, perché adesso rientriamo dal tema più grande al tema più piccolo, quello della gara con l'Ischia. Che significato dare a questa vittoria, se c'è un significato, anche in ottica, come dire, futura del campionato da qui al termine, sono 7 gare, insomma. Buongiorno innanzitutto, devo dire che sinceramente la partita con l'Ischia ha un significato fondamentalmente legato ai 3 punti che il Foggia ha preso. Cioè, la settimana scorsa abbiamo toccato, secondo me, con la sconfitta incredibile di Messina, un punto di non ritorno. Cioè quel punto in cui, io almeno salutando avevo detto questo, in cui basta, proclami, non vinciamo il campionato, non vinciamo in senso di Foggia, il Foggia smette, deve giocare ogni partita per vincere la partita medesima. Adesso è stata vinta la partita con l'Ischia, si pensa al Monopoli, e con il Monopoli devono arrivare altri 3 punti. Questo deve essere il ragionamento che fa il Foggia in questo momento, perché trovare un significato al di là dei 3 punti, secondo me in questo momento è un pochettino fuorviante. Bisogna analizzare la partita
tirando fuori e cercando di capire quelli che sono stati ancora una volta i limiti del Foggia per cercare di migliorarli ovviamente nella fase finale del torneo. E il limite più grande è che quello, io posso essere anche d'accordo con l'avvocato che forse la solidità, però qui ci sono dei numeri che non mentono. Il Foggia del 2015, del semestre 2015 del campionato, era una squadra. Il Foggia del 2016, dal punto di vista strettamente numerico, io sono abituato a legarmi molto ai numeri per deformazione professionale statistica, i numeri del Foggia del 2016 sono numeri che fanno, ne abbiamo citati tanti l'altra volta, qui citiamo per esempio il fatto che per l'ennesima volta il Foggia ha preso gol e nel 2016 soltanto a Melfi e Catanzaro non è successo. In casa il Foggia ha fatto il clean sheet, come dicono in Inghilterra, cioè non ha subito gol l'ultima volta nel 2015 nella bellissima vittoria con il Cosenza 2-0. In casa ha preso gol dalla Lupa Castelli, ha preso gol dal Siena, ha preso gol dall'Ischia. Non ne ho fatti i conti, ma ne ha subiti assai. Ma non solo i gol, facciamo, io guardavo la classifica del girone di ritorno, per esempio, si citava prima l'Akragas, che è la squadra che insieme al Benevento ha fatto più punti nel girone di ritorno, 24, grazie ovviamente alle 8 vittorie e 9 partite del nuovo allenatore Rigoli. Quando si dice che a volte cambiare allenatore non serve, l'Akragas sarebbe retrocesso, con il cambio di allenatore è diventata una squadra che, se l'avessero fatto qualche settimana prima, poteva raggiungere 24 punti. Li ha fatti il Benevento, 24 punti li ha fatti l'Akragas. Nello stesso periodo il Foggia ne ha fatti 15, se non erro, sono 9 punti di differenza nel solo girone di ritorno. I numeri non mentono da questo punto di vista. Quindi la squadra, mi ricordo che il primo intervento che feci qui citai quello che l'avvocato citava prima, cioè la condizione fisica. Ora, che indubbiamente era un momento in cui si vedeva già, il problema è l'equilibrio. Allora, nel momento in cui la condizione fisica per Foggia è un modo di giocare anomalo rispetto al resto della categoria, l'ha detto anche Burrai dopo la sconfitta col Siena, Foggia è la squadra che gioca il miglior calcio nella Lega Pro. Io ho visto giocare, credo alcuni, capitato di vedere giocare Alessandria Cittadella, quindi la squadra più forte della Lega Pro, che è il Cittadella. Se questi sono i numeri, perché Cittadella è la squadra che non solo ha conquistato la finale Coppa, ma è la squadra che sta dominando il suo girone, un girone difficile come quello del Nord. Ecco, avendo visto giocare Cittadella è una squadra cinica, è una squadra che nel primo tempo di Alessandria ha dominato concettualmente, non tecnicamente, ha fatto i gol nelle ripartenze che doveva fare, ha gestito, ha sofferto come deve soffrire una grande squadra nel secondo tempo. Il problema è la perdita totale di equilibrio di questa squadra e, secondo me, anche in alcuni casi, in alcune partite, la presunzione di non accontentarsi. È successa a Messina di quel punto che, secondo me, 2-3 punti avrebbero fatto al momento l'enorme differenza. Quello di Messina è un punto sanguinoso, e insomma, visto che alle porte c'è il Benevento che continua a dire ci ridaranno un punto a fine mese per il famoso punto di penalizzazione, sottolineano anche giustamente che dal punto di vista dei punti presi sul campo loro ne hanno uno di più, quindi la media punti del campo del Benevento. Oggi mancano 3 partite, non 2, anche se dovessero rimanere i 6 punti di distacco. Il Foggia e il Benevento dovesse perdere 2 partite e Foggia vincerne 2, lo scontro diretto è a favore delle streghe beneventane, quindi noi sono 3 le partite che dobbiamo comunque scavalcare e scavallare. Tu l'unica cosa che devi fare è puntare al terzo posto e poi vedere se il Lecce dovesse perdere a Benevento, lo raggiungi e diventi secondo, ma di più non puoi neanche sognare, pensare di fare. E poi, ecco, lui parlava di Cittadella. Cittadella ieri ha fatto la 10ª vittoria consecutiva e ha 10 punti di vantaggio sulla seconda, cioè ti fa vedere che significa essere capolista. Torniamo al discorso che i ragazzi terza media vincono contro quelli di seconda elementare, così si fa la differenza. Sì, allora, quello che a cui abbiamo assistito sabato è stato un evento, perché Re Pietro ha praticamente suggellato un nuovo record, ovvero sia
l'unico giocatore ad aver segnato 4 reti in casa allo Zaccheria in un campionato professionistico. C'era un precedente, un 4-2 però a campi invertiti, con il Tricase, ovvero sì, il Foggia giocava in trasferta. Tricase Foggia il 15 ottobre del 2000 segnò la 4 gol un amico di Peppino, Gigi Molino. Basta. Il Foggia è la settimana di Giuda Iscariota, ci sta. A proposito di tradimenti, il Foggia finì al nono posto in quel campionato di Serie C2 e il campionato del trittico Mancano, Arcoleo e Pace. Per trovare un gemelli Fuente, per trovare cavalli, cugini erano i cugini. Per trovare invece un campionato che ci ha portato che vide un giocatore del Foggia segnare 4 gol in una partita, e fu Foggia Puteolana del lontano 3 gennaio del 54, 4 gol di Volpi, un'ala presa dal Bologna, che segnò 4 gol nel Foggia, in questo Foggia Puteolana fino al 5-1. Il Foggia finì primo poi in classifica, allenava Migliorini e fu promosso nella serie superiore. Poi 4 gol di Marchionneschi nel 32, un Foggia Arezzo 8-0, prima divisione. Invece c'è chi ne ha segnati 5 in una partita, il record spetta purtroppo, ahimè, a Nicoli, non è stato riconosciuto. Nicoli, attaccante, 1 febbraio del 1948 segnò 5 gol in uno strepitoso derby Foggia San Ferdinando di Puglia 14-0. Non ti ricordi il nome di Nicoli? Virginio. Oh. Però la partita non è valida, non fu invalidata perché San Ferdinando. No, poi passiamo al limite del Cittadella. San Ferdinando di Puglia, che si ritirò prematuramente, e quindi le partite furono annullate. Poi comunque il 5 gol li segnò Bellotti nel 32 contro la Tosi Taranto per 6-0. Anche il Foggia fu la prima, quell'anno fu la prima promozione in Serie B. Bellotti arrivò alla prima giornata in sostituzione di Marchionneschi, che è il vice canoniere del Foggia di tutti i tempi. Marchionneschi ha segnato 78 gol col Foggia, ma a differenza di Nocera, che ne ha fatti 102 e che ha un quoziente di 0,57, Marchionneschi ha un quoziente reti di oltre 1, qualche altra cosa. E quando Marchionneschi andò via, e Marchionneschi ha fatto 5 gol in una partita, e lui ci arriva poi dopo, e per due volte a me risulta che ne ha fatti 4 in una gara, quindi bisogna trovare l'altra gara in cui è successo. Quando Marchionneschi andò al Bari, quindi anche allora si parlò di tradimento, eccetera, arrivò Bellotti fece 5 gol nella prima partita, il Foggia fu promosso, cosa che con Marchionneschi non era successo, e l'anno successivo ancora il Foggia vinse contro il Bari, che schierava Marchionneschi. Marchionneschi, che invece ha il record di partite di 5 gol segnati fuori casa, a Brindisi nel 1930, Brindisi Foggia 2-7 in prima divisione. Bisogna dire che il Foggia non, la Serie C di allora, sì, che il Foggia non segnò, non ci furono plurimarcatori, se non si fermarono a 3 reti nelle due partite con i record maggiori, cioè il Foggia Olbia, l'Olbia Foggia 0-10 e il 7-2 Udine, e il 7-2 Udine, i 7 gol a Dino Zoffo, portiere della Juventus, un ventenne Dino Zoffo. Mentre in casa rimane l'8-0 al Gladiator e all'Arezzo, che è stato citato. E a proposito di Dino Zoffo, dobbiamo citare il record di Buffon di imbattibilità, che è finito perché però, Bellotti però non ha battuto il record di Raffaele Trentini che è in Serie B, di 1001 minuti. E salutiamo Raffaele Trentini, perché so che ha avuto la possibilità Buffon di battere, lo so, non lo dire. Da notare che in questa settimana i 4 gol e i 4-2 ritornano, perché abbiamo detto il 2-4 di Tricase Foggia, il 4-2 di Foggia Ischia, il 4-2 del Bayern alla Juventus, dove hanno dimostrato che mentre Buffon in campionato italiano può stare 10 partite senza subire gol, all'estero in 120 minuti ne ha subite 4, e quindi questo fa capire cos'è il campionato italiano quest'anno. È Milan-Lazio,
che ci accomuna con lui, ma anche con l'avvocato. Lui è milanista. Milan-Lazio. Simpatizzante. Tifosi ci può essere solo di uno. Milan-Lazio. Simpatizzante. Milan-Lazio ti fa capire il livello del campionato italiano. Milan-Lazio, la partita con lo Sparta in casa. Quello ti fa capire altre cose. A proposito del Foggia, e con questo chiudo, la questione psicologica entra solo nel merito, non per l'ansia da prestazione a cui Foggia è soggetto ogni qualvolta vede aria di playoff o addirittura la prima posizione, ma secondo me il Foggia è stato un po' troppo vanitoso, e vorrei ricordare la favola di Esopo della volpe e del corvo. Sì, quando al corvo stesso, che ha un pezzo di formaggio, non è Salaparuta, no, il corvo di Salaparuta no, perché sennò lo berremo volentieri, e non a quest'ora, dove il corvo all'epoca 30 anni fa si beveva volentieri, poi da quando c'è il primitivo di Manduria penso che o il Nero d'Avola, e il corvo di Salaparuta va tre passi indietro. Vabbè, noi tre passi indietro rimane sempre. Ma tu non bevi di me. Io bevo a Pasqua, Natale, Capodanno e Ferragosto, però ci siamo proprio. Praticamente questo corvo stava su un albero con un pezzo di formaggio e la volpe lo adula dicendo tu che potresti essere il re degli uccelli, peccato che tu sia muto. Allora il corvo, per far sentire la sua voce, apre il becco e fa cadere il pezzo di formaggio. Alla fine la volpe si mangia il formaggio e dice: caro corvo, nulla ti mancherebbe per essere se avessi un po' di cervello. Se il Foggia avesse avuto una mente pensante, non parlo di De Zerbi, ma all'interno proprio di tutta l'organizzazione, avrebbe tutelato molto di più la squadra, non avrebbe permesso determinate situazioni tipo le esternazioni di Vacca o tipo le espulsioni a fine partita o le espulsioni. Le tre giornate di squalifica che quelle pesano tantissimo. Se fosse stata una persona educata, prendeva una giornata. Purtroppo non lo è. Magari non è una persona educata, ma in quel momento si è lasciato andare. Allora, se fossimo stati tutti più calmi, se avessimo in qualche modo fatto dei reprimenda seri, se avessimo fatto dei reprimenda seri dopo tutte le risse scatenate a fine partita, il Foggia forse avrebbe qualche punto in più e avrebbe avuto un po' di cervello. Tratti, caro Gianni, perché c'è una nuova applicazione in voga in questo momento, la possiamo dire, Domenico? C'è una nuova applicazione, dammi qua, Domenico. Non è settimana sana, dammi qua. No, è settimana sana, è lunedì. Cioè, sì, è vero, è la settimana sana, però si può fare. C'è la nuova applicazione che ti aiuta a non bestemmia lì al posto tuo. Siamo contrari. Siamo contrari, io non l'ho mai fatto. Una volta mi dissocio. No, non c'è da lui. Mi dissocio. Oh, il sogno di una trasmissione. La bestemmia no. Ci dissociamo tutti. No, tu le devi. No, tu te la scarichi sul cellulare, diciamo la verità. La vostra trasmissione, le vostre applicazioni. Da dove cominciamo? Dal fatto che Michele ha mantenuto la media, no? Da 1,89 gol subiti a partita, ne ha presi due, quindi non l'ha migliorata, anche se il secondo l'ha preso sul rigore. Da dove cominciamo? Dal fatto che il Foggia, abbiamo detto, togliendo il Catania che ha quei 10 punti sul groppone, ha battuto solo le ultime 5 negli ultimi 3 mesi, quello ha fatto. Dal fatto che Iemmelo, oltre a fare la quaterna, Monopoli purtroppo è tutta una storia che Pisseri solo contro di noi ha parato, e il Monopoli ti ha fatto vedere che non è che ci vuole questa scienza per fare 0-0 a Andria. Proprio non ci vuole nessuna scienza per fare 0-0, e noi non ne siamo stati capaci, così come non siamo stati capaci di custodire il 2-2 a Messina. No, ma caro Peppino, ad Andria la scienza, Pisseri ha parato 2-3, noi avevamo Michele, che quello ogni tiro è gol. Guarda, fortunatamente è finita la squalifica, ma il fatto che ci piangevamo Tarolli, che poi ne ha presi 4 ieri a Manfredonia, dal Picerno fra l'altro, quindi non è che
possiamo rammaricarci più di tanto di aver mandato via Tarolli. Dicevamo di Iemmello che con questa colpa al portiere, ma se uno subisce gol, se c'ha l'imbattibilità Buffon in 10 partite non subisce gol, perché c'è una difesa che funziona. La difesa del Foggia nelle ultime partite sta funzionando male, però lui si inginocchia anziché parare, è successo a Messina, insomma. E non era ancora la domenica delle palme, quindi non c'era bisogno. L'ultima domenica quaresima non si fa la ginoflessione, insomma. E allora dicevamo, Iemmello è diventato il 12° marcatore del Foggia di tutti i tempi, 33 reti, ha raggiunto Giuseppe Pozzo, che qua devi stare attento perché ti viene spontaneamente dire Vittori, ma è stato il secondo del Foggia di Maestrelli, certo, certo. Giuseppe Pozzo e Nello Saltutti, quindi 32. E così ha superato anche quella persona che io non nomino mai, specialmente nella settimana santa, che se dobbiamo parlare di un traditore parliamo di Giuda, insomma, in questa settimana. Niente, quindi la quaterna di Iemmello, io la chiamo quaterna perché il poker riguarda un altro gioco, quindi la quaterna di Iemmello, la prima volta che ho visto con i miei occhi segnare 4 reti, perché quando li fece quell'altro a Tricase io non ero presente, quindi l'ho solo saputo, e poi Marchionneschi e Volpi l'hanno fatto prima che io nascessi. 4-2 vince il Foggia, l'unica cosa bella è stata la reazione, non la reazione in sé per sé, perché ha fatto il suo dovere, cioè ha fatto il compitino, voto 6 per la reazione, ma per aver capito che di quei 10 minuti se ne sarebbero giocati 5, e quindi aver reagito in 5 minuti su 10, perché gli altri 5 non si sarebbero mai potuti giocare, e così è stato, vale il voto 8 al Foggia. Per il resto è meglio stendere un velo pietoso, perché a volte sono le voci di dentro che ti aiutano a capire certe cose. Qual è la tua vocina di dentro di oggi? La vocina di dentro di oggi forse un po' meglio, per grazie a Baclet, è che nonostante il 4-2, nonostante la quaterna di Iemmello, io me ne sono uscito amareggiato e disgustato, schifato, perché una squadra che non segna da circa 2 mesi ti viene a fare 2 gol in casa tua. E quindi è quella cosa che tu ti porti dentro, quella cosa che ti porti sul groppone, quel peso sullo stomaco, che ti rendi conto che anche se arrivi a fare gli spareggi non sei in condizione, sei come un pugile suonato sul ring in questo momento. Poi può darsi che, come c'era l'inverno zemaniano, c'è stato l'inverno di adesso è primavera, oggi l'inverno è terminato, e l'inverno è stato una tragedia per il Foggia. Inverno come stagione, allora, proprio è stata una tragedia. Ieri ha migliorato leggermente con la vittoria, sabato ha migliorato leggermente la media di marzo, che rimane scandalosa, perché nelle nove partite giocate scusate, è arrivata la colazione Peppino, che manteneva il microfono con molta eleganza, che lo contraddistingue, ha detto mandini. Allora, tornando alla media di marzo, ai giardini di marzo del Bonde Zerbi, in 9 partite giocate. Ma vedi che i giardini di marzo portavano bene, perché nel 73 andavamo in Serie A. Nel 73. Nel 73. Nel 71 portò male quell'altra che ne sa della nostra ferrovia, come si chiama quella canzone? Pensieri e parole, nel 71 portò male. Invece i giardini di marzo portano male a De Zerbi, perché in 9 partite giocate tra l'anno scorso e quest'anno ha raccolto 1,33 punti, cioè in 11 punti in 9 partite. Prima della partita con l'Ischia aveva raccolto un punto a partita, 8 punti in 8 partite, ed è lì che si perdono i campionati. Fra febbraio scandaloso e marzo ancora di più, il Foggia ha perso i punti e posti in classifica. Ha accettato all'ortica il patrimonio di punti che si era fatto. Si riprende poi nei mesi successivi, aprile e maggio, ma come ha dimostrato l'anno scorso, è troppo tardi. Perfetto, parlo da Giampaolo, perché andiamo a proiettarci anche un attimo sul futuro a breve termine, perché non c'è neanche il tempo. Scusa, di ripensare. Volevo fare una riflessione rispetto a quello che ha detto Peppino in ordine ai 2 gol presi con l'Ischia e alla considerazione che faceva Giampaolo
rispetto alla solidità legata anche, come ha detto giustamente, ad una condizione fisica in relazione a come gioca il Foggia. Cioè Giampaolo, mi pare di aver capito, che siccome gioca in un certo modo ha bisogno di avere una condizione fisica buona, cioè che tutti quanti sono giusti, non dico tutti e 11, ma almeno i 9-10 della rosa sono giusti in un certo momento. Ecco, questo è il motivo per cui il Foggia non può vincere il campionato, Giampaolo. Perché, come hai detto tu, il Cittadella e il Benevento, per esempio, a Pagani, vincono le partite, almeno nel momento cruciale del campionato, dopo che ti sei assestato, anche quando non giocano bene, anche quando non sono al meglio, perché vincere il campionato significa dare continuità. La continuità te la danno le grandi squadre non soltanto quando ci sono delle situazioni di grande calcio, come con la Casertana, come con le squadre top, ma anche quando non si gioca bene, su campi dove la palla non rimbalza bene. Cioè, Domenico, quello che voglio dire io, il campionato il Foggia lo ha vinto, lo vinse in Serie C2, avendo sì, giocando con Marino, giocando sì un gran calcio per alcune partite, ma Peppino te lo ricordi, Tivoli, partite non giocate benissimo, ma vinte, perché quando si doveva cercare di mettere la partita e certi momenti del campionato, il risultato e la partita girava a favore tuo. Diciamo, quando invece, non bisognava usare il Schiavetto, c'era Sciabola, perché è arrivato Renato Martino, rappresentante della Federschelma Puglia, che è saluto, e si usava anche la Sciabola. Si usava la Sciabola. Ora noi abbiamo visto ora noi pensiamo che vincere il campionato significhi giocare bene, significhi avere sempre il pallino la palla tra i piedi, significa cioè dare spettacolo. Non è vero, non è vero. Abbiamo vinto quando abbiamo smesso di questo l'anno 21, qualunque serie io faccio e qualunque sia l'allenatore che deve venire, io comincerei a comprarmi un bel terzino destro, e Angelo direi: tu metti la maglia numero 7 e giochi alla destra, tanto visto che non dormi, devi fare la freccia nera, anziché fare Lecce Milano fai ancora Milano. Detto questo, se noi siamo, diciamo, guardiamo con un minimo di attenzione alle ultime partite del Foggia, il Foggia quando non ha il pallone, cioè nella fase di recupero palloni, Domenico, fa giocare bene tutte le squadre. Cioè, ti rendi conto, a Messina dopo 10 minuti ti rendevi conto che bastava un cambio di fronte, di lato, da una parte all'altra, per trovare l'uomo libero, perché si giocava sempre a palla scoperta, perché non c'era mai pressione sul portatore di palla. Queste cose non c'entrano niente con il lato psicologico, con le tarantelle, con le pagliacciate, con altre storielle di quarta categoria. Cioè, queste sono cose che nascono sul campo. Allora, per cercare di ripristinare un minimo di solidità e per dare la possibilità a noi di mettere in atto quelle che sono le nostre qualità, che abbiamo sicuramente, perché abbiamo delle qualità, dobbiamo ritrovare necessariamente quella compattezza di squadra. Significa, bisogna ritrovare necessariamente, Domenico, una condizione accettabile dei calciatori che sono fondamentali per il nostro gioco. Se non la ritroveremo, purtroppo, ci saranno mezz'ora buona, discreta, come abbiamo fatto con l'Ischia, poi appena c'è un momento di difficoltà la squadra arretra e non sa giocare nella propria area, non sa difendere nella propria area di rigore, perché anche Catanzaro, Peppino, la differenza tra Catanzaro e le altre partite è che con il Catanzaro ha avuto 3 palle gol a tu per tu con il portiere e le ha sbagliate. Quindi non dobbiamo, a Bari, la tanto decantata partita in Coppa Italia con il Bari, che pure è stata una grande partita, i primi 25 minuti il Bari ha avuto 4-5 palle gol clamorose. Ora, questo ti fa capire come non è solida la squadra, e a prescindere dal, diciamo, quello che diceva giustamente. Guarda, io non voglio parlare dello schifo di Andi o di Pagani, io ti analizzo le partite vinte, ma neanche tutte quante, le ultime, cioè a Melfi, per carità, io dico 10 e lode per aver
deciso di giocare in difesa. Bravo, l'allenatore intelligente è quello che a volte abiura il suo credo e cerca di porre rimedio, perché dice: ho capito che se quelli segnavano noi non avremmo segnato più, anche se questa cosa poi non l'ha capita nei partiti successivi. Allora il Melfi che ha 5 palle gol tirando fuori, io non lo posso accettare, anche se abbiamo vinto 1-0. La Lupa Roma che perviene al parziale pareggio a Foggia, io non lo posso accettare. L'Ischia che segna 2 volte qui, io non lo posso accettare. E sto parlando di partite vinte e stravinte. Un'altra chiave di lettura, magari l'inizio. Il gioco del Foggia, diciamo, è utile a cercare di scombinare le difese avversarie, no? Questo gioco orizzontale, perché devi mettere in condizione l'avversario di stancarsi, di seguirti e di creare un varco. Mi è sembrato nelle ultime giornate che gli avversari abbiano capito questo gioco. Non si spostano più di tanto, rimangono lì, soprattutto quando il possesso palla diventa abbastanza lento, più prevedibile, diciamo così, del solito, e nel momento in cui fisiologicamente si perde una palla, i contropiedi diventano purtroppo letali. Questo è sembrato, insomma, guardando anche dall'esterno, non sono un tecnico. Tu hai lo schema 2-1-7. 2-1-7 giochi. I due centrali, il mediano e tutti seduti davanti alla palla. Saluto al volo Renato Martino. Ti aspettavi un Peppino così arrabbiato, Renato? Dopo una vittoria 4-2. No, arrabbiato. Questo è interessante, ma è in linea con la squadra. È in linea con la squadra, se mi consentite, perché quello che ho percepito, io non entro nei commenti tecnici, lo sapete, non mi piace. Non ho... Però questo è datato, no? Il calendario è datato. Dalla farmacia per disperazione. E non solo dalla farmacia Peppino. Pur dopo di cura, no? Allora, cercherò la prossima puntata di presentarmi con il calendario, così spatiamo e chiudiamo questa glossola, facciamo una bella cosa. Tornando al discorso, sì, mi sembra che sia in linea con la squadra, perché io quello che ho visto è assolutamente una squadra nervosa, basta un niente per esplodere, basta un qualsiasi piccolo fallo, eccetera. Ciò denota, secondo me, un momento di estrema difficoltà in un gruppo e che non si riesce a gestire. Mi limito qua a dire solamente questo, ma visto che mi sono seduto, diciamo, c'è una Foggia che vince. D'Armiento ieri sera, circuito Under 23 europeo a Roma, è arrivato primo, si è classificato al primo posto, ma quello che è più bello è che al secondo posto si è classificato Minischetti di San Severo. Pertanto la finale europea di Sciabala è capitanata del Foggiano. Quindi una Foggia sugli scudi europei fa sempre piacere, no? Adesso è giovane, ma io spero, io no, ma spero assolutamente per 4 anni di essere nella rosa dei papabili, diciamo così, e siamo... 24 speriamo Roma, diciamolo subito. Il 20 non mi viene. Non mi ricordo. Hai colto, hai messo proprio il ditino. Adesso ci sono tutti i tavi, tutti i pizzini, tutto. Hai scatenato. A proposito di vizio, caro Renato, dica. Nella quinta prova master disputata a Busto Arsizio. Bravissimo, Lionetti. Primo posto per Gabriele Lionetti nel Fioretto e nella Sciabola. Nella Sciabola salgono sul podio anche Gabriella Lomuzio e Aurelia. I pizzini funzionano. Aurelia, tranquillo. I pizzini funzionano. I pizzini funzionano. Sembra quasi quasi che sia presidente regionale della scherma, quasi quasi mi hai beccato. Va bene, ma no, allora ti merito un calendario. Giuro la prossima volta ti porto il calendario. Grandi. Allora, Carella ogni tanto dice le cose giuste. Tokyo 2020. Tokyo 2020, aggiudicato. Benissimo. Mezza, ma si è svegliato Carella. Comunque, io chiudo dicendo: io sono assolutamente una persona positiva. Io voglio sempre pensare in positivo, non voglio guardare le cose negative, guardiamo in positivo e pensiamo positivo anche per come questo. Come Giovanotti, penso positivo. E io sono un giovanotto che pensa in positivo. Posso smettere Michele in porto, ma dobbiamo sentire solo sentire una domanda. Si torna subito in campo. Saluto Renato, grazie per essere passato. La prossima ti aspettiamo. Col calendario. È venerdì santo, lo diciamo già adesso. Guido, scusami, Giampaolo. Ma mi vuoi chiedere? No, che ti dicevo, Guido, non parlare.
No, io la prossima volta. È fatta. Venerdì Santo non puoi. Ma voglio perché non ci sono più. Si torna a giocare già giovedì, perché c'è appunto la settimana santa, ci sono le festività pasquali e anche santo giovedì, va bene. Si va a Monopoli per il derby, un derby delicatissimo, perché qualora il Foggia dovesse vincere potrebbe anche riaprire qualche discorso, perché l'abbiamo detto prima, il Benevento va a Castellammare di Stabia e la Juve Stabia ha già dato fastidio a diverse squadre, la Casertana con l'Acagas e Cosenza Lecce, che è uno scontro diretto. Insomma, il Foggia, quantomeno per i playoff, per cercare di agguantare la terza o magari la seconda, è difficile posizione, deve essere sul pezzo, vincere è fondamentale. Il tuo parere, Giampaolo, vai. Mi raccomando, L'hai detto tu, è fondamentale e la vittoria è assolutamente fattibile. E ricordiamo che il Monopoli, che per carità è una squadra che ha fatto appena 5 punti in meno del Foggia nel girone di ritorno, qui non è che ci sia una differenza abissale, però il Monopoli è una squadra che ha perso 6 volte in casa. Ha perso nelle ultime 5 partite 4 volte in casa, rispettivamente con Lecce, Benevento, poi l'Acragas, che è una grande squadra, nel giro di ritorno. Aveva perso anche con il Catania all'inizio del campionato, quando il Catania era considerato addirittura una squadra che potenzialmente da playoff, se non da promozione diretta. Quindi ha perso anche con la Paganese e poi ha perso con un'altra squadra, in questo momento mi sfugge, ha perso 6 volte in casa. Quindi se una squadra perde 6 volte in casa, un motivo ci sarà. Certo, la partita di andata fa ricordare brutti ricordi, però lì fu anche una partita, perché poi il calcio, noi ragioniamo spessissimo sulle grandi manovre, la grande filosofia di gioco, poi però il calcio a volte si riduce una serie di episodi, perché al 90esimo la Juventus poteva essere una squadra potenzialmente da finale di Champions, al 93esimo 5 minuti dopo la Juventus una squadra che in Europa non vale, che ha perso, quindi sinceramente il calcio è ricco di episodi. Però il Foggia deve vincere pensando esclusivamente a questa partita, anche perché se si ragiona partita per partita, anche quelle forme di nervosismo che nel Foggia sono nate nel momento migliore Foggia, cioè, perché io ricordo che la mia prima apparizione con grande gioia in questa trasmissione fu praticamente poco dopo che il Foggia aveva conquistato la vetta, dopo 20 anni, guarda che il Foggia ha 10 anni che il Foggia non era in vetta, dopo il Melfi, e lì cominciarono le polemiche. Il Foggia è in testa alla classifica, cominciarono le polemiche a partire dalle dichiarazioni anche dell'allenatore, se vogliamo, i giornalisti, allora, tutto quello. Col mondo in un momento in cui il Foggia andava adesso bene, non parla proprio. Adesso credo che li abbiano, non possano parlare, non lo so, sono in silenzio, non possono nel senso che i tesserati sono stati, diciamo, c'è stato stabilito un silenzio stampa della società, è la società che deve, quindi il tesserato non sanno che dire, secondo me. Per cui alla fine, quindi, questo nervosismo è soltanto ragionando nella partita. C'è Monopoli, vinciamo a Monopoli, sempre vinciamo in senso di Foggia, si gioca, si cerca di vincere, però attenzione, vinciamo a Monopoli è bellissimo, vinciamo a Monopoli, abbiamo delle vittorie, certo. L'importante è non finire in prigione, non saltare 2-3 turni, perché ho la paura che sarà una partita di risico, perché ci sarà guerra. Ma lì ritorniamo al discorso, l'importante sarà vincere. Ora è vero che il Foggia sa vincere solo in una certa maniera, però ad Agrigento era stata citata la partita con l'Agragas, insomma il Foggia vinse a Melfi, vinse faticando, e insomma a questo punto del campionato l'importante è vincere. Poi io sono al mio parere, rimango al mio parere sui playoff, ragioniamo quando arrivano i playoff, perché il playoff è un campionato a parte. L'importante è arrivare ai playoff. Dopodiché, playoff. In questo momento tu non sei capace di giocare con l'Ischia, ma tu per tu un altro po'. Cioè, come puoi pensare al playoff? Sì, ci arrivi, e come ci arrivi? Io sono d'accordo, però dico esattamente, per cui siccome la storia dei playoff è questa, squadre che hanno dominato i campionati, ricordo anche il Trapani di Boscaglia, se non mi ricordo, andò e perse un playoff quando aveva praticamente vinto il campionato con il Lanciano, quando aveva stradominato, era uscito all'ultimo, per cui di Chirico e di Sarno, di Gautieri che adesso è a Latina, per cui insomma il playoff è secondo me una storia a parte, per cui adesso pensiamo al Monopoli. Il Como dello scorso anno. Siccome l'abbiamo citato, non volevo ricitare il Como dello scorso anno, tu hai fatto benissimo a citare il Como dello scorso anno, i playoff, che ha esordito con il nuovo allenatore, la vittoria di Stefano Coche a Modena contro la sua ex squadra, una squadra che peraltro in una
in una piazza dove lui cuochi ha detto: non mi vogliono bene, però sono contento che fischino me e non fischieranno la mia squadra. E il suo Como ha vinto con il 12esimo-13esimo gol, se non ricordo male, di Ganze, che l'anno scorso fu quello che praticamente vinse il playoff quasi da solo, perché ogni gol a partire dalla partita di Benevento per finire le finali fu timbrato da Ganze. A gennaio, fantacalcisticamente parlando, era stato accomunato al Foggia nel mercato di non solo a Foggia, addirittura qualcuno ne parlò in ottica Juventus. Il Foggia l'ha cercato, l'ha preso la Juve e gliel'ha lasciato al Como, quindi il Foggia l'ha cercato, non è che sono fantasie. Il Foggia voleva Ganze, tutti volevano che... la Juve l'ha preso e l'ha lasciato al Como. Ma io dico, sullo scendere alle categorie, e chiudo, ovviamente io credo che per un giocatore non è solo una questione di categoria, anche una questione di progetto, di piazza e di ambizione. Io credo che un giocatore come Ganze, se avessero chiesto a un giocatore come Ganze di misurarsi con una piazza come Foggia per cercare di vincere il campionato e di salire, quando probabilmente, con tutto l'affetto per il Como e con tutta la possibilità di cuoche, io non credo alla risurrezione del Como, quindi secondo me il Como retrocederà, per cui alla fine si sarebbe potuto trovare, al contrario, l'anno prossimo, solo giusto in questa settimana, esattamente in questa settimana, magari ritrovarsi l'anno scorso, l'anno prossimo, il Como in Lega Pro e il Foggia in Serie B, per cui sarebbe venuto. Beh, anche questo è vero, però insomma, comunque Ganze è un giocatore di categoria superiore rispetto io alla prima della gara. Prima della gara avevo detto: o vinciamo 3-2 o non vinciamo, perché quello due gol se li prende, e quello due gol se li è preso. La tassa però è stata pagata adesso. Sì, sì, vabbè, una volta pagata la tassa. Tre giornate la tassa è stata pagata. Povero Michele, perché sembra che sembra che i gol sono solo colpa sua. I gol sono colpa di tutta la difesa e del reparto offensivo, che è la prima. Chiudo veramente cosa in questa occasione, devo dire, io come te l'ho sempre pensato, non si può gettare la croce addosso a me perché gli errori tecnici non fatti parlare di croce sul, in questa settimana sul doppio passo di se ci sono monopole, assolutamente però effettivamente con tutto la possibilità l'uscita sul cross, devo dire che tecnicamente è stata qualcosa di inguardabile. Anche il terzo gol di Messina e anche il primo gol di Andria, assolutamente sì. Però poi gli altri c'è poco da fare, ecco. Vai, Giovanni, guardate. Giampaolo. Allora, l'uscita è stata guardata. Per l'amore. Gli appuntamenti di Coppa, perché si torna a giocare. Si torna a giocare la Coppa. Il Foggia avrà diciamo una settimana ardua, perché giovedì giocherà con il Monopoli a Monopoli, poi un altro giovedì vedrà ospitare il Cittadella. Vedrà ospite 31 marzo. 31 marzo. 31 marzo è il 14 aprile. 14 aprile, cioè. Non dico fare. Previste prima per il 30 marzo, poi mercoledì, poi sono state spostate al giovedì per esigenze televisive. E ricordiamo che il Foggia ospiterà il Cittadella prima del girone. A che ora, Gianni? A che ora? Alle 18. No, alle 20. Alle 20 e 15. Alle 20 e 15 il 31. Il collegamento mi sa che inizia alle 20:15, non sono la partita, mi trovi impreparato. 8:30 inizia la partita. Allora 7:30 no, nessuno lo sta. Non c'è il processo del giovedì, quindi insomma. C'è zona 11. Ma zona 11 finisce alle 11. Non ci saranno neanche i supplementari il giovedì, potrebbero esserci nel ritorno il 14 marzo. Bisogna anche dire che c'è una particolarità del calendario di cui pochi hanno evidenziato, anche perché non stiamo parlando della prossima giornata. Si gioca in tre giorni. No, si gioca in tre giorni, e il Lecce, dopo giocare il posticipo di questa sera, quindi a giornata terminata, giocherà Lecce Catanzaro, giocherà sabato alla fine, a giornata terminata, un importante match senza Lecce. Io il Foggia giocherà col Catania a giornata terminata e con l'Agragas, perché anche con l'Agragas verrà posticipata a lunedì. Verrà fatta lunedì perché abbiamo la Coppa il giovedì. Ma non saranno due partite consecutive? Mi intervallo da un'altra in un momento particolare come questo, può darsi che il Foggia con l'Agragas sarà, i giochi saranno abbondantemente fatti e non ci serviranno. Speriamo di nuovo, che si sono fatti i giochi che ci hanno fatto. Il discorso è questo, che arrivati a un certo punto dovremmo tornare al, come ho detto nell'articolo, al calcio braciola, cioè quello tutto giocato nello stesso momento, al megaturno domenicale,
dopo, quando vai allo stadio con il mangiare sullo scopo. E non al calcio spezzatino, che risulta indigesto soprattutto negli ultimi turni, quando è possibile combinare risultati, e non solo per motivi di classifica, ma anche per altro, che è molto più brutto. Vado da Ruggero, perché titoli e notizia curiosa di questa settimana. Allora, la Gazzetta titola su Buffon e Higuain numeri 1, Buffon supera il record di Seba Rossi. Eccoci qua. Un emaciato Seba Rossi a Sky, ho visto. Sì, un triste Seba Rossi a Sky. E Higuain continua a, diciamo, inseguire la Juventus, è un, da solo, è un giocatore illegale per il fantacalcio, infatti c'era Guido, che quando si parla di illegalità c'è sempre. Leggiamo il ranking rompipallone. La tuta di Sarri rassegna le dimissioni. Non ho mai goduto di un giorno. Ricordiamo che oggi è la giornata della legalità, contro le mafie. Quindi, quindi tu proprio non dovresti parlare. Ruggero è stancato. Cartellino giallo. Vogliamo ricordare che Tamberi, Gianmarco Tamberi, diventato campione del mondo indoor nel salto in alto. Mentre è iniziato anche il mondiale di Formula 1 e di MotoGP. In Formula 1 Vettel è arrivato terzo dietro le due McLaren, come al solito. La Ferrari sembra migliorata rispetto allo scorso anno. In MotoGP ha vinto, come al solito, Lorenzo, secondo Dovizioso, quarto Alfonso, vedendo la macchina è vivo per miracolo. Sì, però bene, queste Formula 1 le fanno sempre più resistenti. Hai letto il rompipallone? Rompipallone, l'ho letto. C'è, se mi dai una mano, bravo, interna. Sì, perché ci sono i fratelli Sannella, che dichiarano che il gol di... Che non è una visita dal ginecologo, no. La pagina interna. No, è dopo, subito dopo. Allora, Mikai. Mikai è il portiere del Bari, perché il Bari porta Mikai, e noi Mikale. Ah, è vero, sì, vero? Sì. Mikale, ok. Sannella sereno, a questo Foggia tutto è possibile. Il patron Franco e il gol di Iemmello hanno ridato fiducia alla società, crediamo alla B. Bene così, speriamo, crediamoci tutti. Un articolo di Emanuele Lo Sapio, che salutiamo. I compleanni del giorno, auguri a Eugenio Fumaralli, ho visto che l'hai ricordato anche sul sito, su Foggia Sport. Ma è anche il compleanno di Beniamino Cancian, per una breve sfortunata parentesi sulla panchina del Foggia nell'ultima Serie B. Venerdì santo 3-3 a Treviso con Cancian in banchina, poi richiamammo caso. E a proposito di 3-3, a proposito di 3-3, 33 anni per Gennaro Troianiello, altro ex che doveva andare a Miami. Se cos'è questa? disse all'assistente di terra di Fiumicino: devo andare a Miami, se no lì deve prendere l'aereo per la Florida. Ma sta gente ignorante che mettono in casa. Guarda. Diciamo un compagno di Vacca. Beh, grandissimo Troianiello, un grande no, esempio. Compagno di Antonio Vacca, non avete capito? Io non era un insulto un compagno di Vacca. Io avevo capito così. L'aereo di Pertini, che avevamo detto la scorsa settimana, è salvo. È stato donato a Volandia, Fondazione Museo dell'Aeronautica. Non so se tutto l'aereo. Ci interessava, c'era una ricreazione, diciamo, del luogo dove si giocava la famosa partita a Scopone. E se mi dai un minuto, un attimo solo, vorrei ricordare una persona che è morta nel lasciando nel weekend, l'avvocato Oreste D'Andrea, papà di Maurizio e di Gianfranco D'Andrea. Fanno le nostre condoglianze. Un abbraccio a Maurizio e Gianfranco. Tra l'altro Maurizio, grande tifoso del Foggia, oltre essere presidente anche di cariche importanti quale l'Avis. Volevo questa notizia che ho trovato ieri sera. Lo Sporting Lisbona ha giocato l'ultima partita di campionato con i nomi sbagliati sulle maglie, di proposito, cioè i nomi, visto numero fisso non il nome, per protestare contro la vendita di magliette abusive, diciamo, dalle bancarelle o altro, per sensibilizzare contro la vendita di prodotti contraffatti. Quindi erano contraffatti. Eh sì, cioè sembrava di giocare a PES, cioè c'erano, visto quando non c'era licenza del giocatore. Cioè c'era questo Gutierrez, l'ho scritto Gutierrez, Rui Patricio, l'ho scritto Rui Patricio, è una cosa, mancava solo, come si chiama, Roberto Larcos, che era Roberto Carlos.
Andiamo avanti, vai, Guido. Pizzino. Pizzino telematico come al solito. Mitraglia? Quindi Batistuta. Sì, vai. Allora no, Casertana, Daspo per il presidente Lombardi. Lombardi è quel personaggio che entra in campo contro il Cosenza, patron della Casertana, patron, ma Acragas, deciso l'aumento del capitale sociale. Catania spunta una cordata messicana per l'acquisto del club. Stiamo alla aspettativa. Siamo proprio... Questa mi sembra la storia della regina dell'anno scorso. In questo periodo la regina allo stesso punto aspettava gli australiani. Dov'è la regina adesso? Dov'è la regina adesso? A posto. Ma abbiamo perso un pezzo. È andato via Gianni Vigilante. È andato Lillo e Dredd. Ah, ok. Ischia sospeso. Vabbè, abbiamo visto che è stato sospeso Mister Di Costanzo. Si dimettono Femiano e il DG Aiello. Catanzaro, Carmelo Moro, nuovo coordinatore dell'area tecnica. Si dimette il DG Donnarumma. Si dimettono tutti. Vabbè. Paganese di nuovo per il mister Grassadoni allo staff tecnico. Complimenti a Grassadoni. Vabbè, no, vieni qua, Ruggero, no, stai qua vicino. Giovanili, Beretti, Foggia, Casertana 0-2. Under 17, Maceratese, Foggia 3-0. Weekend nero. Nel recupero, Foggia Calcio, Roma. Gara sospesa per impraticabilità del campo. A Rocchè. Quindi prima la nebbia, poi la pioggia. Ma il vento già l'abbiamo fatto. Il vento già l'abbiamo fatto con l'Apocalisse. Perché giochiamo a Rocchetta? Perché mancano i campi a Foggia? Non c'è un campo in erba oltre allo Zaccheria da sempre. Di erba forse sulla Libanese. Diciamo questa verità. Under 15. Perché? La verità, scusate. Ognuno si assume. Nella giornata della legalità, ricordiamo. Under 15, Martina Foggia 2-0. Allievi regionali, quindi ha perso sempre Foggia. Allievi regionali, Foggia, United Club Foggia 2-2. Questa volta pareggia. Serie D, Manfredonia, Vicerno 0-4. Complimenti a Manfredonia. Marcianise, San Severo, Olimpiata il 30 marzo. Sulla panchina del San Severo torna Mister De Felice. Quindi Cerbone, lo salutiamo. Una settimana sola. Infatti, vabbè, respinta le sue dimissioni. In classifica, Manfredonia a 35 punti, a 2 punti dalla zona playout. Dove si trova anche il San Severo? A 33 punti, però. Il San Severo in zona playout. Deve recuperare, sì. Promozione Sporting Gordona Rutiglianese 3-0, Audace Cerignola Monte Sant'Angelo 2-1, terza categoria Troia Stornarella 0-2, basket Serie C Silver Udas Cerignola Castellaneta 91-68, Vieste Trani 87-78, Diamond Olimpica Cerignola 79-65, Manfredonia Nardò 85-79 in classifica, quinto posto per la Diamond, punto sulla basket. Posso fare una domanda? Ma il Manfredonia gioca il campo quello che se tiri il pallone un po' più forte va in mare, sì, tipo Gallipoli? E infatti si chiama Miramare, perché loro devono puntare a tirare come verso il mare. Tipo Gallipoli, come pallacanestro, no, gioca no, come calcio. Manfredoni ha battuto il Nardò, quindi per il Foggia è sfumata la possibilità di arrivare al quarto posto. Il quinto posto è blindato, strablindato ormai, e credo che faremo i playoff da quindi. Ieri è stata una partita un po' agrodolce, in attacco siamo andati maluccio, però peggio di noi ha fatto l'Olimpica Cerignola in attacco, quindi siamo riusciti a vincere la gara. Non entravano i tiri da tre, per fortuna sono entrati quelli da due, insomma... Adesso bisogna prepararsi bene per questi playoff che sono molto molto impegnativi e dobbiamo arrivare insomma fisicamente e mentalmente a posto. Poi vediamo quello che succede, vediamo fin dove possiamo arrivare, vediamo soprattutto l'anno venturo di rinforzare la squadra. Serie B, Allianz San Severo, Ortona 89-86, in classifica Allianz secondo posto a 44 punti, Volley, Iposea, Udas, Cerignola, Snav, Folgore, Massa 1-3, Rione Terra Pozzuoli, ritorna, Volley, Capitanata 2-3, vittoria al tie-break, sempre al tie-break. Da quando è venuto il presidente? Da quando è venuto il presidente, che sta un po' maluccio, la svolta. Cus Foggia. Promozione basket Cus Foggia nuova Virtus Corato 77-62, esordio con vittoria nella prima gara valevole per la qualificazione al CNU che sarebbe 2016, dove ha battuto il Cus Reggio Calabria 59-52. Coppa Cus calcio a 7, Ruggero Insanity, che è il reparto di malattie infettive, cioè no, Atletico ma non troppo 6-7, ha vinto l'Atletico, e quelli stavano malati, Insanity è lo sport.
sponsor. No, Insanity è una squadra. Poi c'è Atletico, ma non troppo. Sì, quindi, ma vai avanti. 6-7. L'Atletico accede ai quarti di finale, che si discuteranno il 30 marzo, dove incontrerà Diamond. La scherma l'abbiamo detta. Sì. Tennis. Pure il tennis. Posizionandosi all'ottavo posto. La manfredoniana Martina Zerulo entra nella top 10 italiana under 18. Complimenti a Martina Zerulo. Auguri. Momento salviato. Piano lo saluti e vuoi. Allora, questo nascondo. No, non si può nascondere l'uovo di Pasqua. Anch'io mangio l'uovo di Pasqua al Bar Caricone. Poi questo è proprio salviati. Ritorniamo al passato. Tra l'altro, uovo di Pasqua della Lind. Al macaron, manca quello alla lasagna, perché ci sei, manca la lasagna, macaron e lamponi. Poi vogliamo ricordare il gusto delle colombe. Vola la colomba bianca vola. No. Diglielo tu. Na. Allora, cioccolato, ricotta con gocce di cioccolato, limone, classica e senza candelina. Limone astringente, ovviamente. Cioè, uno si mangia prima la cioccolata e poi il limone, così almeno non c'è pericolo. Pendolino, ma deve essere veloce, rapido. Qua esce cioè, sveltina? Ok. Attenda, non dormire. Quinto minuto. Quinto minuto. Qui è una giostra. Catanzaro in avanti. A sorpresa. Sì. Foresta. Foresta. Foresta nera 1-0. Come Cervo riesce di Foresta. Tornerai Cervo a primavera, perché primavera segna Foresta col Cervo 1-0. Vai, vai, non ti do. Ma il Lecce purtroppo Surrago. Dumbia. Eh no, è perché era Surrago, dietro è arrivato Dumbia. E 1-1. Ma c'è un accoppiamento qua. Novantesimo. Sì. Papini, settimana santa, 2-1, è finito. Ha vinto il Lecce. Mannaggia la miseria. La festa del Papini. Ma finisce così. Finisce così. Non so cosa altro dire. Volevo semplicemente, perché sempre è stato il romano trapiantato a Foggia. Ecco, io proprio perché sono romano, per le feste pasquali tornerò a Roma, quindi faccio gli auguri con una puntata di anticipo a tutti i nostri ascoltatori, tutti quelli che hanno la bontà di seguirci. Buona Pasqua, buona settimana, che abbiate tutti una settimana santa e una Pasqua in particolare serena nelle vostre, diciamo, in famiglia. Ci rivedremo il martedì. Al suo posto ci sarà Michele, quindi nella... Ah, va bene, va bene. Posso fare gli auguri al guardalinea di Torino Juventus? Fatte una visita a Lucchio. Ci sta. Così ci sta. Siamo in chiusura, ragazzi. Ringrazio tutti gli ospiti che ci sono stati. Ah, c'è anche... Oh, Salvatore, c'è. Un saluto da parte di Salvatore, che è quel padrone di casa. Salva. Finalmente sei tornato. Sono stato sostituito degnamente, però non da Michele, da Don Buon Andanovic. Quindi va bene così, sto ultimando gli studi, a breve grandissimo. Sarò a dirvi qui una bellissima novità. Oggi ho avuto l'onore di avere Aristide, carissimo amico, qui. Grazie a te. E niente, Aristide, speriamo... che, diciamolo, quando vuole qui, grazie, casa sua. Grazie, siete troppo buoni. All'altro sì, dovevamo salutarci oggi, ho avuto un problemino tecnico con la macchina, però ci sono riuscito, quindi... Buona pace. Che è successo alla macchina? Si è rotta. Ieri si è rotta. Ha lasciato più. E il pretesto per comprartene un'altra è più. No, aggiusterò. Aggiusterà. Diciamo per mantenere. Va bene così, forza Foggia, e speriamo che. E speriamo bene, non diciamo nient'altro. Speriamo bene. Poi ogni cosa fa il suo corso. Se ci porta in Serie B quest'anno, siamo tutti contenti. Buona giornata a tutti. Grazie a Salvatore. In chiusura io faccio sempre la solita domanda all'ospite, diciamo, più estraneo al nostro gruppo. Ma la volete finire? Chi è? Sono da quattro amici al bar a due amici sotto casa. Tra l'altro, quattro amici al bar, la canzone, il video, c'erano dei gatti. Quattro amici, fantastico. Quattro amici. Indubbiamente. Un giudizio in chiusura sulla nostra trasmissione, vai, sii sincero. Meravigliosa. Non voglio dire nient'altro, meravigliosa. Mi sono divertito tantissimo. Dagli un voto a quello lì. Data la presenza dei cartellini, 8 e mezzo.
perché ti è piaciuto? Niente cartellino all'avvocato. Grazie, grazie. 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 Era pronto. Capito, se avesse detto un voto sotto il 7. Avevo già i cartellini. 8 e mezzo, Domenico, e mezzo. E mezzo. E mezzo. Non sottovalutiamo. Grazie, grazie Aristide, simpaticissimo. Torna a trovarci, l'ho detto. Quando e come, eccomi qua. Quando e come vuoi, c'è Sara che mi rimprovera, devo essere inquadrato. L'appuntamento è sempre vestita da donna, Sara. È sempre vestita da donna, Sara. Dove sta? Eccoci qua. E che donna, ragazzi, bellissima Sara. Ci vediamo lunedì. Madonna. No, la prossima. Allora, il Foggia giocherà di giovedì a Monopoli alle ore 15. Quindi noi ci vediamo il venerdì, confermato. Venerdì santo. Ma ci sarà pure Don Luigi. No, io lo invito, è al posto di, giustamente, andiamo a vedere. Lo voglio. A proposito di difesa, una foto così en passant con la Pirazzini, Trentini e Memo. Fate un po' voi, ragazzi. Ragazzi, ci vediamo venerdì prossimo, sempre stessa ora, sempre qui al bar. Ciao, ragazzi.